Elogio ai piedi. Ne vogliamo parlare con la naturopata Barbara Parrini. I piedi sono importanti, li teniamo sempre costretti lì al buio, e invece perché dobbiamo privilegiare degli esercizi anche per i piedi? Il piede è importantissimo perché va visto proprio come la nostra radice, la nostra base per poter aiutarci a mantenerci in una posizione eretta contro la gravità. Certo. Il rimbalzo che si crea nella pompa proprio venosa ogni qualvolta che noi muoviamo il piede è quello che mantiene il nostro corpo e la nostra fisiologia in equilibrio, in salute. Quindi Certo. quando si parla di piede si parla di salute. Da come camminiamo noi possiamo riequilibrare quelle che sono anche le patologie a livello dell'articolazione delle ginocchia, a livello Che dell'articolazione poi lo delle vediamo anche dalle anche. scarpe, no? Se camminiamo più con la Assolutamente. parte esterna o con la parte interna, Assolutamente. ecco. E questo poi crea delle reazioni catena anche su tutta la spina dorsale, fino ad arrivare addirittura alla posizione della nostra testa. Certo. Quindi il nostro piede può pronare verso l'interno, verso l'esterno, o comunque avere dei disordini, chiamiamoli così, no? Che dove viene memorizzata, vengono memorizzate quelle che sono magari una storta alla caviglia, un dito del piede che a volte semplicemente battiamo, no? Chi è che non l'ha mai battuto Certo, in un no, no, angolo di è vero, è vero. casa, che poi a livello inconscio crea delle strategie compensative di sopravvivenza nella nostra Perché poi il postura. piede è proprio È un'ingegneria, proprio no? un'ingegneria. Diciamo, noi non gli diamo tanta importanza perché magari ne curiamo l'igiene, ne curiamo l'estetica, Sì, le unghie, non le tutto unghie, quello. magari facciamo il pediluvio, ma non è E con lo sufficiente. yoga, che cosa si può privilegiare? Il piede, ecco, nello yoga ci aiuta a rinforzarlo. Ci aiuta a rinforzarlo, ad allineare la caviglia e di conseguenza allineare la tibia e il perone che sono le ossa delle nostre gambe, Sì. come addirittura far sì che il nostro ginocchio, la nostra rotula sia più reattiva anche Sì, muscolarmente, perché fino a durante lo che yoga si vede, no, che può girare nel senso giusto, E cioè c'è. ecco, lo yoga, a differenza di altre attività, ci permette di lavorare a piedi scalzi. È quella che fa la differenza, è quel senso di radicamento, che se lo vogliamo vedere su altri piani, il senso di radicamento ci permette di ritornare alla terra. E quindi se noi abbiamo, come in questo mondo moderno, sempre i nostri pensieri, Sì. sempre in alto, no? Possiamo dire così, il piede ci riporta a terra, ci riequilibra. È come scaricare l'energia elettrica verso il suolo. Allora, abbiamo parlato dello Sì. yoga e vediamo insomma che ci sono tanti esercizi da poter Tanti fare, che si esercizi possono che fare tranquillamente anche a casa. assolutamente, io consiglio sempre che sia d'inverno che sia d'estate di camminare veramente a piedi scalzi, di sentire quello che il piede percepisce al suolo e come il suolo come risponde al nostro piede, cioè c'è queste sensazioni, questi input che sono davvero tanti sotto il piede, basta ripensare alla riflessologia plantare, tante C'è una mappa metodologie, nel nostro c'è una piede, no? mappa, una vera e propria. Basta pensare che la parte interna del nostro piede, che dalla base dell'alluce percorre tutto l'interno del nostro tallone, corrisponde alla nostra spina Cioè, capite, dorsale. l'arco è tutta la nostra colonna vertebrale. A volte Sì. basta un massaggio in questo arco che Sì. tu hai descritto per capire dove c'è il dolore nel piede che corrisponde anche alla colonna vertebrale. È vero, no, Assolutamente. Barbara? E Perché? basta pensare che se dovessimo non avere gli alluci, noi non potremmo camminare, Il e questo pollicione, così chiamato, è va il bene? pollicione, il pollicione. Infatti, noi abbiamo una volta plantare, abbiamo tre archi plantari che vanno dalla base dell'alluce fino alla base del mignolo e dalla base dell'alluce fino al tallone, creando proprio un vero triangolo, no? Questa Certo. volta crea proprio una vera arco, un vero Una, faccia, tipo una ventosa, dai, che c'è. Una ventosa, una pompa chiamiamola, no? Che Anche. diventa una pompa venosa perché è quella che ci permette durante il passo di portare il sangue Ma è verso il anche per il cuore. nostro equilibrio, no? Perché se alziamo un Assolutamente. piede vediamo che l'altro subito Sì, si forma quest'arco. soprattutto nell'anziano, no? Che è importante che non perda mai questa sensibilità che è fondamentale. Rivediamo qualche esercizio perché so che abbiamo un Sì. video, quindi se la regia ce lo può mandare per cortesia per capire quegli esercizi che ci servono Sì, anche nella nostra vita e quotidiana da per poter poterlo fare anche a risvegliare. casa, no? Sì.
Allora, vediamo un po' questo video. Ora arriva immediatamente, però ecco, intanto diciamo, sì, la cosa da poter iniziare qual è? Allora, innanzitutto smuovere le dita, anche così in modo spontaneo. Come facciamo per le mani? Come facciamo per le mani. Che è molto difficile, ecco, lo vediamo. Smuovere le dita, vedete? Smuovere l'alluce. Io qui ho anche portato un separatore per le dita, che aiuta moltissimo nelle posizioni in piedi nello yoga, ma allo stesso tempo va a correggere tutte quelle che le reazioni fisiologiche crea su tutto il corpo, i diti a martello, i diti a toncino, l'alluce valgo, che a volte impediscono le cipolla. Posizioni neanche in equilibrio nello yoga, ma ci impediscano anche davvero di stare bene. Ora, soprattutto in questo periodo, sì, sì, è vero, che se noi non smuoviamo bene il piede siamo soggetti a gonfiore, perché a faticamento. Poi vedete, sollevare, sì, soltanto... anche questo aiuta la pompa venosa e aiuta a rinforzare le nostre caviglie. Quindi l'intento è... Comincio semplicemente a prenderci confidenza appoggiando il metatarso, che sarebbero le nostre dita del piede, muoverle, sollevandole insieme o sollevandole separatamente. Anche lavorare su un piede alla volta ci permette di capire quanto il piede, la differenza tra le due, i piedi, da come si muovano, ci può aiutare davvero a alleggerire anche le tensioni sul polpaccio, i crampi che possono venire il polpaccio. Anche i gonfiori che si creano d'estate, no? Perché giustamente è una pompa. Le contrazioni che possiamo avere alle natiche, è tutto collegato. Anche capovolgere il piede, questo ci permette, quando capovolgiamo il piede, questa parte corrisponde alle nostre anche e al nostro anche respiro, perché il piede questo è micidiale, ve lo dico personalmente, questo è micidiale, veramente. Questo movimento semplice, noi pensiamo alla pianta del piede, ma non pensiamo di quanto invece è importante il dorso del piede. Poi prendere il pollicione, prendere l'alluce, portarlo verso l'alto, questo aiuta ad attivare tutta la catena cinetica interna, ad attivare anche la pompa venosa, di conseguenza il nostro tempo è scaduto, però guardate, cioè, vedete anche sollevare la pianta, sì, dei piedi con le mani sotto, sì, però ecco, questo va fatto con persone esperte. Sì, accompagnato, perché ti permette poi di essere consapevole di come muoverlo in modo costruttivo e personalizzato. E per avere una buona camminata e per avere anche un buon equilibrio, che nell'arco dell'età si va anche a perdere. Assolutamente. Elogio al piede, mi raccomando, non trascuriamoli, e ringrazio la naturopata Barbara Parrini per i suoi consigli.